Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova colpiti dal sisma del 20 maggio 2012. Lo stato di emergenza durerà fino a 60 giorni e a coordinare gli interventi sarà il capo del Dipartimento della Protezione Civile. Mario Monti ha anche annunciato l'intenzione di rinviare il pagamento delle IMU sugli immobili e gli stabilimenti industriali che saranno dichiarati inagibili. Sono appena rientrato da una visita in Emilia dove ho trovato una situazione complessa dopo il terremoto, anche se l'intervento della Protezione Civile è stato tempestivo e tra poco nel Consiglio dei Ministri vareremo lo stato d'emergenza per le zone terremotate. Lo Stato comincerà fin da quest'anno a restituire i suoi debiti verso le imprese e con l'adozione di un prossimo provvedimento fisserà anche le scadenze precise per i pagamenti, mentre per l'anno in corso verranno smaltiti tra i 20 e i 30 miliardi di euro di debiti. E quanto ha annunciato il Premier Mario Monti in una conferenza stampa congiunta con il Vice Ministro dell'Economia Grilli e il Ministro delle Infrastrutture Passera. Abbiamo adottato 4 decreti che mirano a ridurre lo stock dei debiti commerciali di fornitura da parte delle pubbliche amministrazioni. Con l'intervento di oggi siamo in grado di realizzare un progressivo rientro del debito commerciale accumulato dalla PA, riuscendo a smaltire una quota di 20-30 miliardi già nel corso di quest'anno. La soddisfazione è alta e le persone che sono più direttamente coinvolte su questi problemi credo lo diranno. Fra poco andiamo a presenziare alla firma dell'accordo tra banche e imprese, perché oggi si dà una risposta molto concreta e in parte inaspettata a un problema che stava diventando grave. Il problema del ritardo dei pagamenti nella nostra economia, di cui i ritardi della pubblica amministrazione sono una parte consistente e significativa, è un fenomeno che con l'avvento della crisi è diventato un'emergenza che deve essere risolta. Le commissioni giustizia e affari costituzionali della Camera hanno approvato il disegno di legge anticorruzione proposto dal governo, il cosiddetto testo Severino. Le norme approvate che ora vanno in aula sono una mediazione raggiunta dal ministro della giustizia Severino, un testo che ha visto convergere le posizioni dei maggiori partiti ma che è fortemente criticato dall'Italia dei Valori. Questo è sicuramente un successo della Commissione, trovare una sintesi significa che alcuni devono mettere da parte il risultato tondo che vogliono ottenere. Ma questa mattina, rispetto ad alcuni emendamenti che erano stati già presentati e come subemendamenti al testo Severino, il Ministro ha dato la disponibilità a una sintesi che ha visto le parti d'accordo. Ritengo che oggi è una giornata molto positiva per il Governo e per l'Italia. Finalmente in Commissione abbiamo approvato il provvedimento anticorruzione, che è un segnale forte e importante per tutto il Paese. Intendiamo denunciare il comportamento ingiusto, iniquo, assurdo di questo Governo e di questa anomala maggioranza che sta facendo credere ai cittadini di fare una riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, che in realtà invece sta facendo un'involuzione totale, così come è avvenuto 20 anni fa all'epoca di Berlusconi. Ogni volta che i magistrati scoprono tanti reati commessi dai politici e dai pubblici amministratori, si fanno interventi per eliminare la possibilità di magistrati di andare avanti nelle loro indagini, per fermare il lavoro dei magistrati. Nel caso specifico è stato praticamente abrogato la figura più grave della concussione, quella della concussione per induzione, quella cioè di chi viene costretto per fatti concludenti e non per minacce visive a dare del denaro. Oggi dovrà rispondere come se fosse concorrente nel reato, quindi cornuta e mazziata, vittima che deve rispondere del reato, con il risultato che non parlerà neanche più davanti ai magistrati. L'inchiesta Mani Pulite con questa formulazione non si sarebbe mai potuta fare.